Vi dico solo che invece di cambiare vita, io sono entrata a fare un film di paura, la forza di una mamma. Sono andata avanti. Solo questo mi posso dire. Il suo nome è Maria Grandulli, è una collaboratrice di giustizia pentita di camorra, e la sua è una vicenda metaforica delle condizioni nelle quali vivono uomini e soprattutto donne sotto protezione. Maria era una donna che ha avuto condanne, sempre con l'attribuzione dell'articolo 8, quindi della collaborazione. Era a tutti gli effetti una donna di camorra. Condannata per associazione mafiosa e narcotraffico, il suo pentimento ha rappresentato uno tsunami per il clan di appartenenza e per le altre organizzazioni camorristiche collegate. Sono da 2014 nel programma di protezione. Ho fatto arrestare 149 persone, ho collaborato anche i miei familiari, si trovano in carcere con le mie dichiarazioni. Una scelta dolorosa quella di Maria, ma necessaria. È stata, portata a cambiare vita, perché altrimenti non avrebbe dato di certo un futuro ai suoi figli. Era una persona libera, l'ho fatto da libera. C'ho 4 figli disabili, 2 con autismo gravi e 2 problemi psichici. Uno di loro e si è suicidato durante la collaborazione della Grandulli. Quindi, insomma, 4 figli disabili, un quinto, spiega il suo legale, morto suicida durante la protezione. Costretta a vivere con un sussidio di poco superiore alle 1000 euro, Maria denuncia una condizione insostenibile. Io pago solo 400, 500, 700 euro di bollette, no? E io rimango a vivere con 4,50 per tutto il mese, con 4 disabili e tanta roba. Perciò vi dico, dallo Stato io mi aspetto solo che qualcuno veramente si passa la mano per la coscienza. Nutriva altre speranze nel 2014 all'avvio della sua collaborazione e invece, uscita dall'incubo della camorra e dei traffici di droga, è entrata in quello dell'indigenza. Sono stata solo presa come pacco postale, io e i miei 4 figli, sbattuto da una regione all'altra, senza se e senza ma. Quando mi sono seduta su quella sedia, mi avevano detto che io a fine programma avevo una limitazione e potevo vivere serena, dando un futuro ai miei figli. Ma quale futuro io darò ai miei figli? Io l'ho rinominato una vita ai miei figli, perché ho dovuto decidere io per loro, ma no per sbattere da una regione a un'altra, per di non parlare la protezione, però non ho mai avuto la protezione, perché essendo un bambino disabile, parliamo del piccolino, che ho dovuto fare la visita di invalidità a Roma, mi hanno fatto andare a Roma con un bambino disabile da sola nel treno, io ho viaggiato da sola. E là potevo incontrare qualsiasi persona. La collaborazione della Grandulli, si potrebbe scrivere un libro. Non so quanta gente abbia fatto arrestare, quanta gente abbia avuto custodie cautelari per le dichiarazioni della Grandulli. E soprattutto non so, fino a che punto oggi la Grandulli possa dire a se stessa che aver fatto parte della camorra le abbia dato qualcosa nella vita. Sicuramente ha causato dei danni irreparabili sia alla sua vita che a quella dei suoi figli. Sto in una casa da circa 2 anni e mezzo, quasi 3 anni, esce acqua dappertutto, c'è muffa dappertutto, i nostri vestiti l'ho dovuto buttare, io non vivo nel lusso, io vivo con questo misero budget che mi dà lo Stato, che non arrivo neanche a fine mese. Questa non era la mia vita cambiata, questo è stato un film di paura, quello che ho vissuto io con i miei 4 figli, è una cosa da indescrivibile, da non credere. Sogna un tetto tutto suo, da acquistare con la capitalizzazione di un gruzzolo che le spetta una volta cessata la vita, con documenti di copertura e in località segreta. È una sorta di TFR, se vogliamo,
per iniziare o un'attività di tipo lavorativo oppure per l'acquisto di una casa, di un'abitazione privata. Succede però che affinché le persone possano avere la capitalizzazione più proficua, diciamo, dei 5 anni, e viene loro richiesto l'erogazione da parte loro di una somma di 5.000 euro per poi, ecco, pagare quelli che potrebbero essere i danni che hanno arrecato all'appartamento nel quale avevano vissuto. Succede però che questi 5.000 euro vengono richiesti a tutti, indiscriminatamente, anche a persone che hanno non solo apportato migliorie agli appartamenti, ma anche quelli che invece hanno subito dall'appartamento che hanno occupato delle vere e proprie patologie per l'insalubrità degli ambienti. Maria, la pentita anticamorra, con i suoi 4 figli disabili e una indennità che non le permette di arrivare a fine mese, potrebbe così perdere tutto. E lo stesso servizio centrale di protezione sembra metterla con le spalle al muro. Quelli in realtà sono soldi che ti spettano, non dico bene, dico di no, soltanto che il servizio si cautela, ci sta che tu magari tra bollette e cose ne devi dare, devi rimborsare, che ne so, 1.000 euro, quindi alla fine te ne ti danno 4.000 euro. Il servizio si tiene una somma più grossa perché dice, io non lo so che cosa vado, che quante bollette devo pagare alla fine, quindi i soldi te li devi cominciare a mettere da parte. Se io trovo chi me li presta questi soldi, no? Questi 5.000 euro, lo posso fare poi il progetto casa? Certo, a noi non interessa, l'importante è che tu... Devo dare 5.000. 5.000 euro perché sai che non ti danno l'intera somma, ma ti danno la somma meno 5.000. Quindi se fai un progetto che comprende tutta quanta la cifra che ti spetta, sai che fin da subito che non hai quei 5.000 che si trattiene il servizio, e quindi li devi trovare in un altro modo. Cioè li devo cacciare io. Li devi cacciare tu, poi tu ce li abbia da parte, che te li presta qualcuno, quello non ci interessa, insomma, ecco. Okay. Quindi l'importante è che tu ce li abbia. Dicono che questa cosa della liquidazione non c'è più, che adesso è cambiato, per fare un progetto casa devo dare io in anticipo 5.000 euro. Ma io dove le prendo questi 5.000 euro? E poi non esiste che una collaboratrice come me deve dare 5.000 euro. E chi me li dà i 5.000 euro? Io purtroppo ho cambiato vita 10 anni fa. Non sono più la ragazza di prima, adesso sono una mamma a tempo pieno che già è disperata per le patologie dei figli e io combatto giorno per giorno. Nel momento in cui questa somma di 5.000 euro viene richiesta in anticipo, ancor prima di accedere al progetto casa, questa mi sembra una forzatura, perché la persona non è in grado di far fronte a questa richiesta per ovvie ragioni legate alle sue condizioni economiche. Costretta a trovare 5.000 euro che non possiede per ottenere il capitale che le spetta ed acquistare una casa nella quale ricominciare una nuova vita con i suoi figli. Una casa che dovrà trovare entro 60 giorni, ma che non può neppure cercare perché ha gli arresti domiciliari. Così oggi tutto, anche lo Stato che aveva promesso di prendersene cura, sembra accanirsi contro di lei. C'ho 60 giorni per trovarmi la casa. C'ho la detenzione domiciliare, cioè non posso uscire da questa provincia. In questa provincia io la devo lasciare. Io mi sento una ragazza distrutta. Una ragazza distrutta, ma una mamma che non sa che fine farà. Mo, adesso mi ritrovo che devo lasciare questo appartamento entro 60 giorni esattamente per la fine di febbraio. E non so come andrà a finire, ma io mi sono sentita usata.